Partiamo dal conoscere la legge di gravitazione universale e la legge di Coulomb e notiamo che queste due formule sono estremamente simili, infatti entrambe le forze sono inversamente proporzionali al quadrato della distanza e a meno di una costante moltiplicativa sono entrambe direttamente proporzionali al prodotto per ciascuno dei due corpi in gioco della grandezza generatrice della forza stessa, quindi il prodotto delle masse nel caso della forza gravitazionale, il prodotto delle cariche elettriche nel caso della forza elettrica. Mettiamo adesso da parte queste formule e la loro similitudine. Ci torneremo dopo. Ricordiamo adesso l'accelerazione di gravità alla superficie terrestre. Sappiamo che vale 9,8 metri al secondo al quadrato per tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa. Seppur ci può sembrare strano, la spiegazione è semplice. Per avere l'accelerazione di gravità è necessario, come per ogni altra accelerazione, dividere la forza che agisce sul corpo diviso la massa del corpo stesso. Ma nel caso della gravità, la forza che agisce sul corpo è essa stessa direttamente proporzionale alla massa del corpo. Quindi nel momento in cui dividiamo per la massa si semplifica. Rimane allora qualcosa che dipende dalla massa della Terra, che dipende dal raggio terrestre che rappresenta in questa situazione la distanza tra i due corpi, ma non dipende dalla massa del corpo che è attratto. Quindi 9,8 metri al secondo al quadrato per tutti i corpi alla superficie della Terra. È necessario però a questo punto aprire una parentesi veramente importante. Notiamo che in questo rapporto stiamo considerando la massa inerziale, cioè dividendo la forza per la massa del corpo al fine di ottenere l'accelerazione con cui si muove, per massa staremo intendendo la caratteristica resistenziale del corpo, cioè la sua resistenza, la resistenza che oppone ad essere accelerato, e questo lo chiamiamo massa inerziale. Nella legge di gravitazione universale è presente la massa, ma attenzione, stiamo parlando in questo caso della massa gravitazionale. Se la massa inerziale dava la misura della resistenza all'accelerazione, la massa gravitazionale dà la misura della capacità di un corpo di attrarre gravitazionalmente altri corpi. E sono due concetti molto ma molto diversi. Semplificando, stiamo ipotizzando, supponendo, così è risultato nei fatti, che il valore numerico di queste due masse risulti identico. Ma da Newton fino all'inizio del Novecento non c'era una vera spiegazione dell'identità di questi valori numerici. La spiegazione fu trovata da Einstein, che nella sua teoria della relatività generale introdusse il principio di equivalenza. Il principio di equivalenza afferma che massa inerziale e massa gravitazionale, non essendo in alcun modo distinguibili, sono in realtà la stessa cosa. Per capire meglio, ricordiamo il principio di relatività galileiano. Dovreste ricordare che Galileo fu il primo a comprendere che se un osservatore si trova in un sistema, può essere una nave, un aereo, un pullman, senza relazione visiva con l'esterno e volesse immaginare un esperimento per capire se il suo sistema è fermo o se si sta muovendo di velocità costante, non è possibile alcun esperimento, affermò Galileo. E con questo venivano ad essere equivalenti tutti i sistemi inerziali, cioè i sistemi che si muovono con velocità costante. Un esempio simile ha fatto Einstein nel suo principio di equivalenza. Lui immaginò un ascensore spaziale, vincolato a muoversi su e giù a velocità costante. Supponiamo che in questo ascensore ci sia un osservatore e vari oggetti. Ad un certo punto l'osservatore nota che gli oggetti e se stesso
vengono accelerati in una direzione, verso l'alto, verso il basso. Ci sono due possibili spiegazioni a questa intervenuta accelerazione. È possibile che una forza esterna, per esempio un'altra, un'astronave, una vetta spaziale, abbia agganciato l'ascensore e lo stia facendo accelerare verso l'alto o verso il basso. Se l'ascensore è accelerato verso il basso da una forza esterna, gli oggetti che vi sono presenti subiranno, come sappiamo, un'accelerazione in senso contrario. Ma c'è un'altra possibile spiegazione. È possibile che l'ascensore rimanga vincolato al suo supporto, ma che in prossimità sia intervenuta la presenza di una massa che stia attraendo gravitazionalmente gli oggetti presenti nell'ascensore, non l'ascensore perché è vincolato. Quindi l'accelerazione di tutti gli oggetti verso il basso, ad esempio, è spiegabile con un qualcosa che stia facendo accelerare verso l'alto l'ascensore, oppure con una massa che dal basso stia attraendo verso di sé. Tra queste due risposte al quesito, in realtà non c'è possibilità di risoluzione. Einstein affermò che non è possibile nessun esperimento nell'ascensore che possa distinguere tra queste due situazioni. E dato che in un caso quello dell'accelerazione causa una forza esterna e coinvolta la massa inerziale dei corpi presenti nell'ascensore, mentre nel secondo caso, quando è una massa ad attrarre gravitazionalmente e coinvolta la massa gravitazionale dei corpi presenti nell'ascensore, questo determina una indistinguibilità tra i due valori di massa e quindi Einstein poté postulare che massa inerziale e massa gravitazionale fossero in realtà la stessa identica cosa. Sappiamo che da un secolo ormai la teoria della relatività generale, conseguente a questo principio di equivalenza, è stata verificata ed è continuamente verificata sperimentalmente. Se quindi è corretta la teoria, è corretto ovviamente il postulato che sta alla base di questa teoria. Dunque è legittimo, definitivamente legittimo, semplificare in questa formula la massa inerziale e la massa gravitazionale. Chiudiamo questa lunga parentesi. Adesso generalizziamo il concetto di accelerazione di gravità. Non ci fermiamo all'accelerazione di gravità in prossimità della Terra, ma prendiamo un punto qualunque dello spazio di coordinate x, y, z, lontano, vicino alla Terra, e ci mettiamo una piccola massa, una massa. Questa massa sarà attratta e quindi, se lasciata libera, cadrà verso la Terra con una determinata accelerazione. Questa accelerazione di gravità, però, stavolta non varrà 9,8 metri al secondo quadro, perché dipendendo dalla distanza del punto dal centro della Terra può avere un qualunque valore. Dunque l'accelerazione di gravità è adesso funzione della posizione del punto scelto, vale a dire, se prendiamo un altro punto più vicino o più lontano dalla Terra, l'accelerazione di gravità che misureremo in questo punto, sempre con grandezza vettoriale e sempre diretta verso la Terra, avrà valori diversi. Quindi possiamo affermare che la Terra fa in modo che ogni punto dello spazio attorno ad essa abbia un suo proprio valore dell'accelerazione di gravità. Un suo proprio valore perché, come vediamo, è determinato tutto, la costante di gravitazione universale, la massa della Terra, la distanza del punto del centro della Terra. Quindi ciascun punto ha il proprio valore di accelerazione di gravità. Diciamo la stessa cosa se affermiamo che la Terra genera un campo di forze attorno a sé e questo campo ha un valore, una intensità diversa in ciascun punto. L'intensità del campo corrisponderà alla accelerazione di gravità. Per accettare questa terminologia, per capirla a fondo,
Apriamo una nuova parentesi, abbiate pazienza. Immaginiamo di avere uno spazio grande, vuoto e lontanissimo da tutti i corpi celesti. Non è una realtà nell'universo uno spazio simile. Tanto distante da poter assumere che l'influenza gravitazionale in ciascun punto di questo spazio sia nulla. Analizziamo le caratteristiche di questo spazio. Per farlo utilizziamo una piccola massa che chiamiamo massa di prova. Se la posizioniamo in un punto dello spazio e la lasciamo ferma, ferma rispetto ad un qualunque sistema di coordinate, sappiamo che quella particella rimarrà ferma perché, non subendo alcuna forza, rimane ferma se inizialmente è ferma. E questo accade dovunque io posizioni la mia particella. Possiamo allora affermare che ciascun punto dello spazio, in questo senso, è equivalente ad un altro, perché la massa di prova si comporta in ogni punto dello spazio identicamente. Adesso prendiamo la massa di prova e lanciamola in una qualunque direzione. Sappiamo bene che in assenza di forze un corpo lanciato si muove in traiettoria rettilinea a velocità costante. E la traiettoria sarà rettilinea e di velocità costante in qualunque direzione io andassi a lanciare la mia massa di prova. Possiamo allora affermare che in questo spazio anche le direzioni sono una equivalente all'altra. Per la prima caratteristica, la identità dei punti dello spazio, diremo che lo spazio è omogeneo. Per la identità delle direzioni affermeremo che lo spazio è isotropo. Dunque un simile spazio è contemporaneamente omogeneo ed isotropo. In questo spazio inseriamo adesso una massa, un corpo celeste ad esempio, e andiamo a rianalizzare le caratteristiche di questo spazio ora. Prendiamo la nostra massa di prova come prima e lasciamola in un punto qualunque. Stavolta non rimarrà ferma perché la presenza della massa produrrà una forza d'attrazione e dunque la massa di prova lasciata accelererà verso il corpo celeste. Il valore dell'accelerazione però, come abbiamo visto, non è uguale in ogni punto perché dipende dalla distanza del punto in cui stiamo abbandonando la massa di prova. Se abbandoniamo la massa di prova in un punto che sia più distante dal corpo celeste, l'accelerazione sarà diversa e avrà anche una direzione diversa da quella precedente. Allora i punti dello spazio non sono più equivalenti perché il comportamento di una massa di prova cambia a seconda del punto in cui viene lasciata. La stessa cosa vale per le direzioni, non sono più equivalenti. Perché? Perché se la massa di prova rispetto ad ogni altra direzione. Pensate infatti che se la massa di prova fosse lanciata in direzione del corpo celeste, la sua traiettoria sarebbe rettilinea e il moto sarebbe accelerato. Ma se lanciassimo la stessa massa in direzione perpendicolare, sappiamo che a causa della forza di attrazione la traiettoria sarà curva, quindi le direzioni adesso non sono più equivalenti. La presenza del corpo celeste dunque cambia le caratteristiche dello spazio. Adesso lo spazio, che era omogeneo e isotropo, non è né omogeneo né isotropo. Possiamo affermare allora, usare questa terminologia, che la presenza della massa genera nello spazio intorno un campo di forze gravitazionali. L'intensità del campo in ogni punto corrisponderà all'accelerazione di gravità che qualunque massa avrebbe messa in quel punto. Da ora in avanti, allora, potremo fare a meno di parlare di accelerazione di gravità generalizzata, ma useremo la terminologia intensità del campo gravitazionale. Chiusa anche quest'altra parentesi. Adesso vediamo se è possibile fare qualcosa di analogo con la forza elettrica.
Cos'è accaduto nel caso gravitazionale? Per trovare l'accelerazione di gravità abbiamo diviso la forza di gravità per la massa del corpo, per quella caratteristica che genera e subisce forza di attrazione gravitazionale. Nel caso elettrico, quindi, cosa dovremmo fare? Dovremmo dividere la forza elettrica per quella grandezza che genera e subisce forza elettrica, cioè la carica del corpo. Nel momento in cui dividiamo la forza elettrica per la carica del corpo, vedete che accade quello che accadeva nel caso gravitazionale. La carica del corpo si semplifica, scompare. Otteniamo quindi, almeno nel caso in cui la carica elettrica sia puntiforme o abbia una distribuzione a simmetria sferica, otteniamo un valore che dipende dalla carica generatrice e della distanza del punto considerato, ma non dipende dalla carica che in quel punto andassimo a mettere, vale a dire, prendiamo un punto qualunque, inseriamo in questo punto una carica. Questa carica subirà una forza elettrica. Per convenzione, ricordiamo, le cariche di prova vengono scelte sempre positivamente, sempre positive. Quindi una carica positiva da una carica positiva verrebbe respinta. Quindi subirebbe una forza elettrica. Il rapporto tra forza e carica mi dà questo valore. Cambiamo adesso il valore della carica che io inserisco nel punto P. Mettiamoci una carica Q2. Più grande, più piccola, non ha importanza. Di fatto, però, la forza elettrica cambia perché dipende dalla carica. Ma il rapporto della forza elettrica per la carica che sta subendo questa forza gli darà sempre lo stesso valore. Quindi, in questo punto, se cambia la forza elettrica che una particella carica subirebbe, non cambia l'accelerazione, non cambia, pardon, il rapporto tra la forza elettrica e la carica. Questo rapporto lo chiamiamo, lo battezziamo in questo momento, intensità del campo elettrico. E similmente al caso gravitazionale potremo affermare questo: una carica elettrica genera attorno a sé un campo di forze elettriche. L'intensità che questo campo assume in ogni punto è definita dal rapporto tra la forza che in quel punto subirebbe una carica di prova diviso la carica di prova stessa. Abbiamo visto che nel caso particolare di una distribuzione sferica, qual è la forma che assume l'intensità del campo elettrico? È esso stesso, ovviamente, dipendente dalla posizione, come lo era l'accelerazione di gravità. E che sia dipendente dalla posizione è evidente perché al cambiare la distanza scelta dalla carica cambia il valore dell'intensità del campo così come cambia la direzione, perché questo punto sarebbe investito da un'intensità del campo così, questo punto più vicino sarebbe investito da un'intensità del campo di intensità maggiore e di direzione diversa. Qual è l'utilità dell'utilizzare l'intensità del campo, il concetto di campo e la sua intensità, sia nel caso gravitazionale che nel caso elettrico? Dovrebbe essere già venuto fuori l'utilità intrinseca. Se noi lavorassimo con le sole forze, saremmo soggetti al valore di massa o di carica che in un determinato punto si trovasse. Se invece delle forze utilizziamo l'intensità del campo, quella non è soggetta al valore di carica presente in quel punto, perché è determinabile una volta per tutte dipendendo soltanto dalla carica generatrice. Se l'intensità del campo è nota, possiamo comunque prevedere qual è il valore di forza per una massa messa in un determinato punto. Per esempio, in questo punto ci metto una massa qualunque. Se conosco l'accelerazione di gravità in questo punto, conoscerò la forza gravitazionale subita dalla massa. Se
semplicemente moltiplicando la massa per l'intensità del campo che stiamo supponendo nota. La stessa cosa vale nel caso elettrico. Se io volessi conoscere la forza elettrica agente su una carica elettrica che si trovasse in un punto qualunque, potrei, essendo noto il valore dell'intensità del campo di quel punto, moltiplicare il valore dell'intensità del campo del punto scelto per la massa, per la carica elettrica introdotta in quel punto. Quindi lavorare con l'intensità del campo ci dà dei valori che ha univoci e determinabili una volta per tutte. In ogni caso ci consentono di tornare alla forza in ogni momento in cui lo desiderassimo, perché per trovare la forza è sufficiente moltiplicare l'intensità del campo per la carica elettrica oppure l'intensità del campo per la massa. Conoscere la forma che assume l'intensità del campo elettrico in varie configurazioni di carica. Ricordiamo che questa vale soltanto quando la carica generatrice è puntiforme o sferica. Questa invece vale sempre, perché è la definizione di intensità di campo. Noi nell'immediato futuro vorremmo saper calcolare, trovare la formula che ci dia il valore dell'intensità del campo in ogni punto quando fosse determinata la configurazione di cariche generatrici. Non è una cosa semplice, ma lavorando con l'intensità di campo avremo degli strumenti che ci porteranno alla soluzione in diverse situazioni problematiche. Trovata questa situazione, poi sarà possibile prevedere il comportamento di cariche elettriche, di corpi elettricamente carichi che venissero introdotti in questi campi immaginati.